Buonasera. Che bello vederci. Allora ci siamo, stasera si parte. Basta stasera. Anticipazione. Anticipazione, intanto salutiamo tutti loro. Prego, Tosca. Ciao cara. Ciao. Riccardo. Sì. Amore, dov'è? Scusami, mi vuoi avvisare che ti porti mio figlio appresso? No, dovevamo fare una consegna di una lista. Riccardo, guarda che tu non puoi fare come ti pare con mio figlio. Riccardo ha bisogno delle sue abitudini, altrimenti si agita, sta male. Ma perché lo vedi agitato? Otto. Vogliamo andare a disegnare di là? Anzi, io ho scoperto una cosa. Riccardo ha l'orecchio assoluto. Sembrerà strano, ma è una cosa importante. Cecere, vieni qua. Pronto? Dite, dottore. Allora, vedi, nell'altra stanza ci dovrebbe essere una pianola buttata da qualche parte, va la trova. La pianola? Una pianola. Vabbè. Ma arrivi tu fresco fresco, la musica, l'orecchio assoluto, e pensi di risolvere i problemi di mio figlio? Ma che c'hai? Ma perché sei così agguerrita? Vabbè, vieni, ti devo far vedere una cosa. Ma che cosa? Ma perché sei così agguerrita, Tosca d'Aquino? Ma lei lo è da sempre, è questa la verità, Tosca? Agguerritissima! Agguerritissima! Insomma, questa Ottavia Calabrese, capisci? Sì. In questa nuova stagione siamo arrivate alla quarta. Pazzesco! Ma la cosa stupenda è che veramente adesso entriamo un po' nel vivo. Beh, hai trovato anche l'amore con Massimiliano Gallo, lui si è affezionato a tuo figlio, a lui ha capito di avere questo orecchio assoluto. E quindi le cose stanno andando bene per te? Stanno andando bene, però lei è sempre molto, molto una donna sofferta, una donna che vive tutta la sua vita, anche, vabbè, c'è questo grande dramma familiare del ragazzo, ma comunque non ha mai il coraggio, però questa volta forse qualcosa succederà. Tipo? Tipo? Beh, adesso non possiamo spoilerare. Sicuramente prende coscienza della sua vita, prende coscienza dell'amore, sì, prende coscienza di tante cose e quindi si rende conto che forse effettivamente è arrivato il momento, no, di dare un po' una svolta. E allora prendiamo coscienza del primo tritavolte per Tosca d'Aquino, perché io mi chiedo, ma tra Brad Pitt, no, che so, mangiare con lui dei germogli di soia, ma con Brad Pitt. Oppure una bella pasta ragù con Vincenzo Salemme. Tosca d'Aquino, chi è? Ma come posso non scegliere Vincenzo Salemme? No! Ma scusate, ma che cucina! Vincenzo cucina benissimo. Cioè, tu hai il coraggio di tritare Brad Pitt? Guarda, sono costretta, Brad, non ne volere, stai senza pensiero, ma io lo devo proprio fisicamente tritare? Guarda, vado? Io vado? Dopo aver visto tritare... Vado? Ennio Morricone, adesso Brad Pitt, qui non c'è più religione, ragazze, ve lo dico. Si fanno delle scelte col cuore, Caterina, non con la testa, Senti, a proposito di cuore, il cuore delle suore, hanno detto, Tosca d'Aquino è un'attrice nata. Suore? Sì, sì, perché andavo dalle suore Regina Missionum, suore missionarie francescane di Maria, dove c'era un teatro bellissimo. Mi piace che cambi anche la dizione per parlare delle suore. Ma veramente, guarda, io... Dopo aver fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, diciamo che proprio a Napoli si dice ho buttato il sangue, perché noi dicevamo il verde e dicevamo Stefano e dicevamo buongiorno, invece no, si dice verde, mi raccomando, verde, si dice buongiorno, buongiorno e Stefano. Stefano. E quindi le suore hanno compreso immediatamente la mia voglia, il mio amore per la recitazione e pensa a 6 anni ho interpretato il ruolo di Titina e Non ti pago di Edoardo De Filippo a 6 anni, una a bimba sei piccola anni. Così. Ma abbiamo la foto di Titina a 6 anni? Ce l'abbiamo la foto di Titina? Che questo ruolo poi torna nella tua vita. Sì, pensa che grande gioia, ho avuto l'opportunità di girare questo docufilm. Io ho interpretato Titina e adesso andrà in onda il 1° novembre su Rai Storia e poi su Rai 3. E ho fatto proprio la grandissima Titina De Filippo. E com'è stato dai 6 anni ai 50? Brava, 50! Intanto ecco di qua. Perché sei proprio una signora, vedi, perché abbiamo tutte le fasi di Titina. Certo, certo. Quando è più giovane e poi purtroppo Titina è andata via, ha lasciato le scene sui 50 anni, ha fatto il cinema, ma già a 63 anni se n'è andata, perché soffriva di un problema del cuore, ma è stata una donna, un'antesignana,
Una donna fortissima, pensa che all'epoca erano soltanto queste donne bellissime a calcare il palcoscenico. E invece lei? Lei è riuscita con la sua bravura e che anche con il suo grande senso of humor a sfondare tutti quei vecchi stereotipi. Bravissima, io ho sempre adorato e amato profondamente Titina. E quindi ti puoi immaginare la grande gioia di poterla interpretare. Un po' come la mia in questo momento, perché sto per lanciare la prima apparizione di Tosca d'Aquino. Aia. Perché lei è stata inventata anche lei da chi, Tosca? Dal grande Pippo Baudo. Ma te lo ricordi quel completino a pua che avevi? Non solo me lo ricordo, ma aspetta, ti devo raccontare una cosa esilarante. Dimmi. Faccio il provino con Pippo Baudo, mi emoziono in questo balletto, pa, casco per terra. Ma non mi perdo di coraggio. No. Inizio a fare un balletto tipo un verme sul pavimento. Com'è il verme, scusa? Non lo posso fare adesso, ma fai il verme. Lo faccio sul divano, sul divano. Quindi alzo la gamba. Ah, poi casco. Ah, e poi sopra a questo pavimento ho fatto il verme e Pippo ha detto: "Sei tu", perché ha capito che io con la diretta non avrei avuto problemi. E allora, dalla posizione verme, questa è la posizione rimaniamo verme, un po' verme. Ecco, così, dalla posizione verme, io e la signora d'Aquino lanciamo questa prima volta, la volta buona, di Tosca d'Aquino con Pippo Baudo. E voilà! D'Aquino, tocca a te. Attrice di professione? Attrice, di professione, sono all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, secondo anno, e si vedrà. Scusi, cavaliere, via, lo faccia per piacere. Cosa voglio? Recitare. Sì, perché non si può fare? Non c'è tempo, sì, lo so, ma lo stesso proverò. Come si scelta? A così si cocca. Come si cocca? A così si scelta. La roba è bella, guarda qua. Tosca d'Aquino, gli anni non ti ho chiesto. Vent'anni. Vent'anni, Tosca. Che tenerezza. Ma la ruota la sai fare ancora? A la parte ruota? Che la so fare ancora. Sicuramente non la farò in questo studio perché, ragazzi, ma non è non piccolo vorrei... lo studio 3. Questa è diretta, no, non sia mai. Guarda. Però un giorno te la faccio vedere. Bene, ti invito a casa, con chiamo anche Nicoletta piacere. Romanoff. Brava, e vediamo con la Nicoletta ruota. Facciamo... E Fabrizio D'Alessio che poi lo lancerà sui social. Sì, facciamo bene, un momento. Bene, questa è una para TV. Parliamo invece di quella reale. Beh, sì. Ieri proprio una ragazzina, 20 anni, e poi torni però il sabato sera da protagonista. Ecco, e fai Giorgio arrabbiare... Panariello. Ma no, anche con Lucio Dalla. Fai arrabbiare la Ferilli. Ah, sì. Abbiamo avuto questo momento, come forse avete, non so se avete qualche clip, qualche cosa da vedere. Sei preoccupata? No, perché ho un ricordo lontano, è passato qualche anno. Ma 10 anni fa. Ma 5. Ma 3, 2, 1, erano 20 anni fa. Prima. Ecco. Sei pronto, Lucino? Beh, io sono pronto. E levo ta cammasella. No. Si non ta vuole va, diglie mamma ne vada qua. Si non ta vuole va, diglie mamma ne vada qua. Allora, che succede qua? Io vengo dal teatro. Bene, perché non ci adorni che saranno tutti in pensiero, no? Tu non dici niente? Mi hai tempestato di telefonate. Sì. Sabrina, iululati. No. Addirittura. No. Iululati nella segreteria telefonica. Sì. E i mazzi di fiori. Che ridi. Sai cosa mi diceva? Vieni, Toscuccio, cara, vieni, perché tanto qui comando io. Faccio tutto io. Quella lì. Quella lì, no. Senti un po', ha soltanto un bel corpo, ma io ho bisogno di spessore. Pure. Eccolo qui lo spessore, Sabrina cara, scusa, ma così ha detto. Oh, cioè... Beh, un applauso a Lucio Dalla, grandissimo, e chiaramente alla bellissima Sabrina Ferilli. Bellissimo questo pezzo, ma torniamo a te. Chi è? Chi è Tosca d'Aquino? Ai. È una fatina buona?
O è un po' Angela Merkel a casa? Ai, ai, ai. Chi è Tosca? No, sono proprio Merkel, non sono per niente Fatina Mona. Guarda, lo dico sempre che sono una grandissima fregatura. Cioè? Perché, eh sì, perché uno pensa, è napoletana, fa l'attrice, è simpatica. Sa cucinare. Ecco, diciamo che sai quanto ci divertiamo. Invece non è vero, sono molto severa, specialmente con i miei figli, c'ho tutte le amiche che mi prendono in giro, che mi dicono ma questi figli prima o poi si rivolteranno, per cui per me studio, sport, disciplina, si va a scuola anche con la febbre e li ho proprio sfondati. Io voto Tosca. Quindi dobbiamo mettere nel trita tutto. Sì, la fatina buona. Basta. No, solo nelle favole. Via. Fatina buona. Solo nelle favole. È andata la fatina buona. Oh, è andata. E soprattutto Tosca, tutte delle amiche che proprio dicono ma lei è così gentile, è così buona, lei con i figli è molto tenera. Non è vero. Sì. Io ho incontrato l'altro giorno una tua carissima amica. Una carissima amica, io ho detto ti prego racconta chi è. Che mi avete fatto una sorpresa. Non chi è c'è? Tanto una sorpresa, è proprio un affronto. Chi è? Prego, prego, prego. È preoccupatissima, fai bene. È preoccupatissima. Fai bene. Ciao Caterina, come stai? Come state? So che oggi hai un ospite fantastico, perché è la mia amica del cuore, definita Merkel. Fai bene perché lei è una Merkel. Infatti i figli poverini vanno in giro cercando ospitalità da amici e parenti per fuggire da casa sua e fanno bene. Pensa che lei ama tantissimo i miei bambini, infatti è sempre dentro casa mia, sempre, sempre. Sempre, 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 sta sempre dentro casa mia. Però è fantastico perché noi ci vogliamo bene, condividiamo gioie e dolori, stiamo sempre insieme. E ti devo dire la verità che adesso un po' mi manca perché lei è ad Ischia a girare un film, quindi ci vediamo pochissimo. E mi dispiace perché vorrei riabbracciarla e... Ah, sta venendo qui Tosca? Ah, perché va dopo dalla balia... Ah, e quindi, ma no, me ne vado. Oh no, dai, incontro pure oggi Tosca. Ah, vedo tutti i giorni, sta sempre qua. E allora abbracciamela tanto perché lei è la mia amica del cuore, io la amo alla follia, quindi ci vediamo presto, va bene? Sì, sì, ciao, 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 sì. Amore. Uè, compagna mia, ti voglio bene assai. Ciao, amore, ciao Caterina. Mi fai commuovere. Sì, ci manchiamo tanto perché noi veramente ci vediamo tutti i giorni e quindi soltanto con il lavoro siamo lontane chiaramente. Beh, gli hai insegnato anche un po' di napoletano. Ammazza, ciao Flora. No, parla proprio benissimo. Vero? Ma Flora c'ha un grande orecchio musicale. Ma anche a cucinare, perché io so che tu insulti un po' le amiche che non sanno cucinare. Allora, io proprio trovo una cosa assurda. Come è possibile? Ho un'amica mia carissima che dice con grande gioia e con grande soddisfazione non so fare neanche un uovo al tegamino. E tu cosa le dici? No, ma è un dolore, dico, ma è una cosa sbagliatissima. E no, 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 bisogna saper cucinare, assolutamente. Ma sul set di Bastardi di Pizzo Falcone, tu cucini, porti le cose al Non sul cucino set? Tanto quanto porto le cose sul set, perché comunque, sai, là ogni pausa è una sfogliatella, ogni, certo. Cioè, è veramente molto difficile. Ma la parmigiana tu l'hai mai portata? La parmigiana non l'ho mai portata perché quando vado a Napoli io sono in albergo. Ah. La parmigiana ha bisogno di una cucina, come si deve. Ma qui... Una bella parmigiana, la vuoi insegnare a fare? Non mi dire che tu non sai fare la parmigiana alle melanzane. Io ho mangiato una parmigiana buonissima ieri da mamma, ma finché c'è lei che me le fa. Certo, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare... Come si fa? Prima si frigge? Allora intanto io lancio un appello proprio sì. A tutte le signore da casa. Quando sento queste melanzane al forno, a vapore... A melanzana va fritta! Ve l'ho detto che la voto! Quindi noi la friggiamo, poi ci vuole il sughetto di pomodoro, io metto la mozzarella proprio di bufala. Ah, proprio la mozzarella? E parmigiano. Non i fior di latte? Io a mozzarella e bufala. E andiamo a farla! Ah, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bustina questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, bellissimo. Ma che gustino questa roba qua? Voglio ecco vedere qua. Se Alessandro Gassman, protagonista della serie, ecco. Che questa sera vedrete
ha mangiato la parmigiana, certo, fatta sue sue. Allora, questo è il risultato finale. Ma l'hai fatta, vedi, tu davvero? Certamente, cara. Anzi, questa vedi per te stasera. Vai a casa, è già la cena pronta. Certo, amore. Mamma. Adesso, allora, noi napoletani le melanzane non vengono messe, sai, nella pastella, nella frittura. No, vengono soltanto semplicemente fritte. Fritte. Allora, partiamo con questo bel sughetto che chiaramente sì, già è stato fatto. E quindi noi, no? Mettiamo ma un pochino. Ma tu i pomodori in estate li fai oppure li compri? Devo dirti la verità, no, perché quella è una cosa molto faticosa, laboriosa, e quindi li compro, però per noi, insomma, la passata di pomodoro. Allora ti porterò delle passate fatte da mamma. Sì. No, vabbè, questo è un regalo. Sì. Allora, per me, i 10 di un brillante. Gusto. Più di un brillante. Tu mi regali bene, le tu non stai bene, tu non stai bene, Tosca. Invece del brillante, tu mi fai la passata di pomodoro e io sono felice. Bene. Dopodiché, ecco qua, come potete ben vedere, noi si mette facciamo, quindi prima pomodoro, melanzana sì, fritta. La melanzana già fritta chiaramente, mi sì, raccomando, si mette un po' di carta per assorbire chiaramente, adesso noi non facciamo certo, una cosa veloce, però viene fatta tutta. E vedi, poi c'è la mozzarella. Ecco qua, dopodiché sì, mozzarella, però ecco, io la tolgo chiaramente dal latte sì, e quindi noi la passiamo. Dopo chiaramente mi pulisco un po' addosso a questo tuo vestitino bianco, se non ti dispiace, perché il bianco... No, perché mi dovrebbe dispiacere? No, ma è un colore così, eccolo qui. Di nuovo passata. I passaggi ecco devono qua, essere questi, sì, assolutamente. Chiaramente fatta con tanto amore. Adesso stiamo facendo una cosa shue shue, giusto per far vedere. E il parmigiano in mezzo o solo sopra? No, tesoro, dappertutto, ricordati. Il parmigiano va sotto, sopra, di lato. Ecco qua, vedi? Allora, io Tosca, ecco te la lascio qua finire. Sì, cara. E nel frattempo capisco se c'è qualcuno al telefono per il nostro gioco. Ah, benissimo, così vado avanti, eh? Sì, sì, ecco, ma io ti vedo che sei proprio a tuo agio. A mio agissimo, proprio. Io non ti facevo però un po' l'Angela Merkel. Merkel, ma con un cuore a